Se avevi problemi con la matematica a scuola, forse non te la insegnavano nel modo giusto. Oggi ti insegnerò alcune nozioni di base della matematica in modo visivo e finalmente le lettere latine e i numeri avranno senso per te, te lo prometto. Cominciamo subito. Ti ricordi questa equazione di base? A più b elevato al quadrato. È uguale a a al quadrato più due volte a moltiplicato per b più b al quadrato. L'abbiamo imparata come regola e accettato che fosse vera, ma ora ti farò vedere che è effettivamente corretta. Prendiamo un quadrato con un lato, a più b. Questa è la parte sinistra della formula, giusto? Un lato è a più b e l'altro è a più b. Quindi l'area del quadrato è a più b al quadrato. Ora dividiamo il quadrato in quattro parti così. C'è un quadrato con un lato di a e l'area di a al quadrato, e un altro con un lato di b e l'area di b al quadrato. Inoltre si formano due rettangoli con un lato a e un lato b. Quindi la loro area è a per b. Questo corrisponde esattamente al lato destro della formula. Quindi ora puoi vedere che queste aree sono esattamente uguali. Ora visualizziamo una formula simile ma con un meno. A meno b al quadrato è uguale ad a al quadrato meno 2 per a per b più b al quadrato. Inizieremo con un quadrato di lato a. Pertanto l'area del quadrato è senza dubbio a al quadrato. Poi, dato che abbiamo la sottrazione sul lato sinistro della formula, dobbiamo ridurre il lato di b. Quindi lo dividiamo così, con questo lato uguale a b. Ora questo quadrato qui ha un lato di a meno b e la sua area è a meno b al quadrato, che è il lato sinistro dell'equazione. Ora dobbiamo tracciare come ci arriviamo. Partiamo dal grande quadrato a al quadrato. Quindi sottraiamo questo rettangolo la cui area è uguale a a per b. Non abbiamo ancora ottenuto il quadrato di cui abbiamo bisogno, quindi dobbiamo sottrarre l'area dell'altro rettangolo a per b qui. Ma ora manca un pezzo, quindi prima di poter fare ciò dobbiamo aggiungere b al quadrato. Sì, e ora sottraiamo un altro rettangolo AB. Quindi, come vedi, ora abbiamo ottenuto l'area del quadrato A meno B proprio come ci indica la formula. Uno dei teoremi più famosi della geometria è il teorema di Pitagora, il quale afferma che, in un triangolo rettangolo, il quadrato di un cateto più il quadrato dell'altro cateto è uguale al quadrato dell'ipotenusa. Quindi A al quadrato più B al quadrato uguale C al quadrato. Ora dimostriamo che questo è valido per ogni triangolo rettangolo, ma naturalmente lo faremo visivamente. Quindi ecco il nostro triangolo rettangolo, indichiamo i suoi lati come A, B e C. Ora duplichiamo il triangolo e creiamone altri tre esattamente uguali al primo. Li disporrò in questo modo. Ora stanno creando due altre forme, questa intorno e questa al centro. Hai indovinato, entrambe sono quadrati. Ma come lo sappiamo? Cominciamo dal principio. Prima di tutto, ha quattro angoli retti, il che lo rende una sorta di rettangolo. Per essere un quadrato, tutti e quattro i lati devono essere uguali, e in effetti lo sono. Guarda, questo è il lato A di un triangolo, e proprio accanto c'è un altro triangolo con il lato uguale a B. Quindi il lato di questa figura grande è A più B, giusto? Ora, questo è un altro A, e questo è un altro B. Quindi anche questo lato è A più B. Ora passiamo al terzo lato. Dato che è lo stesso identico triangolo, allora questo è A. Anche il quarto triangolo è lo stesso e questa parte è uguale a B. Anche il quarto lato è uguale a A, A più B. Ora abbiamo stabilito che la figura grande è un quadrato con lato A più B, quindi l'area all'interno è A più B al quadrato. Ma che dire dell'altra forma, quella all'interno? Come ricorderai, questa è C, dal triangolo originale. Ma gli altri triangoli sono uguali, quindi tutti e quattro i lati della forma sono uguali a C. Quindi è un altro quadrato con un'area di, hai indovinato, C al quadrato. Ok, lo ricordiamo. Infatti facciamo una copia di quel quadrato e mettiamola da parte per un momento. Adesso riorganizziamo il triangolo in questo modo. Vedi, ora si sono formati tre quadrati. Ce n'è uno qui. Questo lato è B e anche questo lato è B. Quindi è un quadrato con un'area di B al quadrato. E c'è un altro quadrato. Questo è il lato A. E anche questo è il lato A. Quindi è un quadrato con un'area di A al quadrato. Ora insieme formano una forma più grande. Di nuovo, è un quadrato uno che già conosciamo. Un quadrato con un lato di A più B e un'area di A più B al quadrato. Quindi capisci a cosa sto alludendo? Avevamo questo quadrato A più B al quadrato che era riempito con quattro triangoli e un quadrato C al quadrato. Ora ho lo stesso quadrato A più B al quadrato con gli stessi quattro triangoli, ma due quadrati più piccoli, A al quadrato e B al quadrato. Dunque, sembra che C al quadrato abbia la stessa area di A al quadrato più B al quadrato, ed è esattamente questa la nostra dimostrazione. Questa è solo una delle oltre 300 dimostrazioni che questo teorema ha finora. Forse potresti inventarne un'altra.
Ora tutti conosciamo la formula per calcolare l'area di un cerchio. È il raggio al quadrato moltiplicato per il misterioso numero pi greco. Ora è il momento di fare la dimostrazione visiva. Disegniamo un cerchio e vogliamo calcolare la sua area. Lo dividiamo in diverse parti uguali. Diciamo, per cominciare, in 8 parti. Possiamo disporre queste 8 parti formando una forma simile a un rettangolo. Tuttavia, ciò non ci aiuta molto a calcolare l'area. Dividiamolo quindi in 16 pezzi e, ancora una volta, proviamo a riarrangiarli cercando di formare un rettangolo. Ora è già meglio, ma ancora non abbastanza. Creiamo più pezzi e questi diventano più piccoli. Ora sono 24 e il rettangolo è più definito. Vedi dove voglio arrivare? Più pezzi in cui dividiamo il cerchio e più piccoli sono, più si avvicinano ad essere un rettangolo perfetto quando li riordiniamo. Più piccoli sono i pezzi, più si avvicinano. Guarda questo ora. Dividere, riordinare. Sembra abbastanza facile, vero? Quindi ora dobbiamo trovare l'area del rettangolo e sarà anche l'area del cerchio. Questo lato più piccolo qui, l'altezza, è la dimensione del raggio. L'altro lato, o la base, è uguale alla metà della circonferenza del cerchio. E la circonferenza è 2π greco r. Quindi la base è semplicemente π greco r. Dunque, vediamo ora che l'area del rettangolo e l'area del cerchio sono r per π greco r, ovvero anche π greco r al quadrato. Ora lascia che chiarisca solo i dettagli, la lunghezza della circonferenza e il ruolo del π greco. Consideriamo 3 cerchi con diametri di 1, 2 e 3. Ovviamente il raggio di ciascuno sarà la metà del diametro. Prendiamo il primo cerchio. Il raggio è 0,5 e il diametro è 1. Se lo facciamo rotolare sul righello, la lunghezza è approssimativamente 3,14. Ora passiamo al cerchio successivo. Il diametro è 2, il raggio è 1. Lo facciamo rotolare e la lunghezza è approssimativamente 6,28, che è 3,14 moltiplicato per 2. L'ultimo cerchio, con un diametro di 3 e un raggio di 1,5. Conosci la procedura. Lo facciamo rotolare e misuriamo. La lunghezza è ora approssimativamente 9,42, ovvero 3,14 moltiplicato per 3. Questo numero misterioso è stato chiamato pi greco. In termini sofisticati è il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro, e come hai visto, è sempre lo stesso. Quindi è tutto per oggi, e spero di aver reso la matematica un po' più comprensibile per te.